Allora, siamo nell'ex villaggio olimpico, detto adesso l'ex muro occupato, perché ce ne sono quattro palazzini occupati dopo l'emergenza Nord Africa. C'è un vero problema, tipo quasi 800 persone erano buttate fuori nelle strade, senza tetto ovviamente. Si è deciso di occupare questo posto per queste persone, tra l'aiuto dei vari comitati, vari centri sociali che vivono qua nel territorio di Torino, che fanno sempre solidarietà con tutti quanti. Perché l'Italia non si dà i ladritti per i migranti? Ma perché siete un po' troppi forse? Perché non andate in Francia? Io sono noi che vogliamo, che lui cosa vuole si viene, qua, si va così, saputo vedere, non è possibile. Lui vuole comprare questa casa. Ma lui chi? Io, presidente, sono io, non nemmeno lo conosciamo. Aspetta, lui non c'entra niente. Lui? Inutile che dopo un anno e mezzo di occupazione si presentino qua un'ora per visitare queste strutture. Secondo noi è solo un trucco per vedere e per studiare bene il palazzo, per riuscire a trovare un modo per mandare via i ragazzi. E sicuramente noi non accettiamo queste cose, non l'abbiamo fatto entrare, non sono entrati qua, perciò non vogliamo nessuno di loro che si presentano qua, perché i veri razzisti sono loro. Non va bene.